gli intellettuali oggi? Allora, io a suo tempo, 11 anni fa, nel lontano 99, ho scritto un piccolo saggio che si chiama Il ritorno del clero, in cui la tesi di fondo è che il clero oggi non sono tanto i preti quanto gli intellettuali, nel doppio aspetto di clero secolare, i giornalisti, in particolare i televisivi, e di clero regolare, i professori universitari. Per cui in realtà il clero oggi è composto da Mentana, Santoro, Umberto Eco e Vattimo, assai più di come sia composto dai preti. Però il punto fondamentale è questo: io quando parlo di intellettuali parlo di gruppo sociale, non di singoli individui che usano l'attività intellettuale, perché se no saremmo tutti intellettuali. Intellettuali, secondo me, sono un gruppo sociale. Io sfido la definizione di Bourdieu, che è un sociologo francese, che definisce gli intellettuali come un gruppo dominato della classe dominante e come un gruppo che ha un capitale culturale. Sono queste le due coordinate fondamentali. In quanto gruppo dominato della classe dominante, gli intellettuali sono valorizzati soltanto in quanto fanno da comunicatori e trasmettitori delle ideologie compatibili col sistema. Attenzione, le ideologie, diciamo così, sia quelle apologetiche che quelle, diciamo così, innocue critiche, apparentemente di opposizione, vengono giudicate non se sono per o contro, ma se sono compatibili oppure no. Anzi, la critica compatibile certe volte è ancora più stimata dell'apologia ingenua. Poi, in quanto portatore di un capitale culturale, gli intellettuali devono, per poter vendere sul mercato il loro capitale culturale, inserirsi nello schema europeo sinistra-destra. Se un intellettuale decide di uscire dallo schema sinistra-destra, automaticamente non ha più un prodotto vendibile, cioè continua ad essere una persona colta, ma non è più un intellettuale perché non può vendere il suo capitale culturale. Ad esempio io, Costanzo Preve, sono un signore che parla 6 lingue, sono un signore che ha scritto una 40ina di libri e pertanto sarei ufficialmente parlando un intellettuale. Ma secondo la definizione di Bourdieu io non sono un intellettuale perché il mio capitale culturale, negando la dicotomia sinistra-destra, che è la versione secolarizzata dell'esistenza di Dio, non posso vendere il mio capitale culturale che pertanto rimane invenduto o quantomeno ricercato in alcune nicchie di mercato estremamente ristrette. Direi che ci sono almeno 3 grandi modelli di intellettuale: l'intellettuale universale, come teorizzato da Fichte, la missione del dotto, poi da Husserl anche, l'intellettuale organico alla Gramsci e poi l'intellettuale impegnato alla Sartre. Secondo te qual è stata e quale può essere la migliore delle tre? Ma dunque, veramente per alcuni aspetti Fichte in alcuni aspetti precorre l'intellettuale impegnato, perché il dotto fichtiano è chiaramente impegnato, diciamo così, come portatore degli interessi generali dell'intera umanità contro il negativo che Fichte metaforizza con i termini di non io. Perciò io non sono d'accordo con questa tua tripartizione, io dividerei l'intellettuale, l'intellettuale universale, in cui metto dentro anche l'intellettuale impegnato in senso buono, l'intellettuale organico e l'intellettuale specialista. L'intellettuale universale è stato prodotto naturalmente dall'illuminismo e poi dalla correzione idealistica dell'illuminismo fatta da Fichte, Hegel e Marx. E naturalmente permane ancora nel Novecento in persone come Husserl, per esempio. L'intellettuale organico è l'intellettuale che è organico una classe sociale vista come portatrice dell'interesse storico dell'umanità. In questo caso, in caso di intellettuale organico borghese, per esempio, potremmo mettere Pareto oppure Keynes. Come intellettuale organico proletario possiamo mettere, per esempio, Gramsci e Lukács. Oggi però, sia l'intellettuale universale che l'intellettuale organico sembrano tramontati. C'è soltanto l'intellettuale manipolatore, il quale viene, i cui servizi vengono acquistati dall'apparato economico-politico, inseriti naturalmente all'interno della dicotomia sinistra-destra come portatore di consigli per l'addomesticamento della gente.
In questo senso qua, essere chiamato intellettuale per me sarebbe quasi equivalente a un insulto. Tu nei tuoi libri scrivi spesso che gli intellettuali sono come i pesci, che si muovono a banchi. Ma infatti è questo, che io quando dico la parola intellettuale non intendo mai il singolo studioso. Il singolo studioso, tipo, non so, facciamo un esempio, Spinoza, e lo stesso Kant, e lo stesso Hegel, non li ho mai connotati come intellettuali, anche se ovviamente lo sono. È assolutamente chiaro che Spinoza, Hegel, Kant e Marx sono intellettuali in quanto sono persone che utilizzano radicalmente il proprio intelletto critico, no? Intelletto critico del quale, come tu sai, equivale al termine di ragione inteso come intelletto della totalità. Io per intellettuale intendo un gruppo sociale, e per gruppo sociale intendo un gruppo che per inserirsi all'interno della divisione del lavoro, e si inserisce in mezzo agli operai, ai medici, ai commercialisti, agli imprenditori, ai militari, ai poliziotti, ute, diciamo le 40 o 50 figure professionali del mondo, gli intellettuali si inseriscono soltanto nella misura in cui si accettano di seguire lo Zeitgeist, lo spirito del tempo, cioè di accettare ciò che può essere di volta in volta percepito nello spirito del tempo. In questo senso si muovono come pesci, si muovono a banchi. Tutte le novità scientifiche e filosofiche sono prodotte da pesciolini che sfuggono dal branco. In questo senso qui tutte le novità, sia nelle scienze naturali che in filosofia, sono prodotte da pesciolini che per varie ragioni decidono di nuotare per conto loro. Io, se mi permette la presunzione, mi inserisco in questi pesciolini. Infatti nei tuoi testi scrivi spesso che l'intellettuale, nella misura in cui vuole essere organico, si nega a priori la possibilità dell'innovazione teorica. Sì, perché l'intellettuale organico, nel modo migliore, nella concezione migliore, esempio Gramsci, si relaziona a una classe sociale, esempio proletariato come classe universale privilegiata, oppure addirittura come politico a un partito. Ora, sia nel senso migliore Gramsci, sia nel senso peggiore intellettuale di partito, l'intellettuale si nega qualsiasi innovazione che per caso infrangesse il modello della classe o del partito. Cosa fa un intellettuale marxista che scopre che la classe operaia non è più la classe universale? A questo punto o esce dal branco o si nega. Cosa fa l'intellettuale che deve subordinare la sua cultura alla linea politica togliattiana, anti-berlusconiana oppure berlusconiana? Deve assolutamente negare qualsiasi possibilità di innovazione. Per sua propria natura, l'innovazione è incompatibile con dei giuramenti di fedeltà precedenti. Tu dici anche nei tuoi testi, e in questo sei sicuramente non un intellettuale, che hai superato la categoria, anzi la coppia dicotomica destra e sinistra. In che senso l'hai superata? Il discorso è molto ampio, io stesso ci ho scritto molto in proposito. Io ritengo la dicotomia sinistra-destra una dicotomia storica, una dicotomia che non esisteva nel mondo antico, non c'era nel mondo medievale, a meno che uno faccia delle trasposizioni dicendo che Spartaco era di sinistra e così pure San Francesco d'Assisi perché era pauperista, ed è una dicotomia nata sostanzialmente a fine Settecento e secondo me tramontata a fine Novecento in Europa, ancorché ancora esistenti in Venezuela, in India ed altrove nel Terzo Mondo, in cui, finita la fase dialettica della contrapposizione borghesia-proletariato, siamo entrati in una fase speculativa in cui al posto delle vecchie contrapposizioni dialettiche esiste il nuovo politicamente corretto, basato sulla categoria, per esempio, di diritti umani e così via. Ora, io su questo ho scritto un trattato insieme con un certo Eugenio Orso in un libro pubblicato dalla Petite Plaisance sulle classi sociali, che tu devi conoscere. Certo. Beh, qualcosa.